Amonè, te conviene lascia perdere, che tanto con quel bidone non c'è niente da fa. Datemi la mano, guarda. Ma perché non te la vendi, scusa? 50 sacchi? Te li becchi sempre, no? E mi dà la spinta, tu. Ah, oh, t'adoglio la spinta se continui a battere a fiacca. Ma che te credi che devo fare l'opera di beneficenza io? Che me vuoi mandare per straccia l'azienda? A gente come te, pure se uno gli dà una mano a tirarsi su, rimane sempre una merda. Asor, padrone, ma perché me le banca io? Ma perché me le banca io? Fa che piazza con noi! Siamo nati sfortunati! E posso ammettere che il giorno che la merda diventa oro, noi poracci lasciamo senza il culo! Che scena! Oh. Ma che stati? Ma quali scommesse? Scommetti al Totocarcio! Va puli subito la macchina del signor Cornacchia, cammina! Ci vado, ci vado! E te? Su tre ore che stai a giocare con quel cacciavite, dai! E non rispondi, hai capito? Ma te vado tanto fa! Oh, te vado là! E sta calmo! Oh, ma l'anima degli mortacci! Oh, Atrucidone, guarda che sono pure i tuoi, sa. Amice, ma non eri in Corsica? E sono tornato. Hai fatto bene. Ho alzato un po' di polvere e sono dovuto tornare. Dai, vecchio mua, che te faccio fare il giretto. Ah, vedi questo? Sono contento che sei tornato. Ah, bello! Oh, e sta buono, oh. Mi fai cascare occhiali! Sono i originali. Andiamo a vive! Andiamo a vive! A faccia di tutti i padroni! Che sei incazzato, Vince? C'è qualcosa che non va? Ti ricordi quando ho fatto il colpo al credito italiano? Beh? Lo ricordi, lo sbiro? Ma ricordo sì, cosa? Sarti, il commissario Sarti. Beh, Sarti mi fa saltare sulla tomba, a Monnì. E c'ho mani te a lui, c'ho mani te, ha capito? Magari. Beh, ognuno c'ha il carattere suo, no? Io, per esempio, con la prepotenza non mi farei toccare nemmeno da Lendelon. Eh? Ah, Ursula, stavolta ti sei meritata l'Oscar da stronzata. Buona questa! C'è stan cliente. Però
Vedi che fusto. Salve. Ciao. Come ti chiami? Ursula, lo presti Salvatore all'anagrafe, perché? Vedi questo? Piaget oro massiccio al quarzo. 2 milioni l'1. Ma io l'orologio ce l'ho già. E te ne compri un altro. E perché me lo dovrei comprare? Perché il tuo è rotto sui 23, purtroppo. Ah sì, il tuo andò se è fermato. Non ti preoccupare, bella, che il mio batte sempre a mezzogiorno. Beato te che ci credi. Allora, ma da che te impicci, con lì? E non mi baccaia, non mi baccaia, capito? Che c'è? Non mi piace sto liscia per qua che si mette a fare sofisticata, eh. Ma fatte i cazzi tua, no? Ma andà a fanculo, lei è quell'altro. Allora, qua dentro ce ne sono altri 19, sono 20 in tutto. 5 a testa. Stasera mi dovete smerciare a 200.000 lire l'uno, capito? Ma soffarsi. Ah, soffarsi, eh? Perché la sveglia tua è vera. Bello, guarda che la mia è la sveglia del 2000. Ah, la sveglia del 2000 c'hai. Bada che se ci vuoi arrivare 2000... è meglio che mi smerci. Fa brava su. Vabbè. Certo. Ci puoi contare? Mamma mia, t'accoppano. Pora fia, t'accoppano. Te posso riscalla io? Ah. Sei napoletana? Sì. Io so gobbo. Te posso portare pure fortuna. Quanto vuoi? 5.000 in macchina, 10.000 sul prato e 15.000 lira a casa. Come fa? Andiamo a casa. Ah. E chiami, ah. Cammina, me. Che bella macchina. E una Citroen che sta, beh. Quanto è bella. Oh, aspetta, Vince. Che vuoi? Aspetta, che vengo con te. Amonne, non c'ho bisogno di nessuno che mi regga il moccolo. Ciao, Vince. Andiamo, Paola! Ehi, corri! Corri! Vince! Madonna, quanto è bella! Io non so come ringraziarti. Ah, non famo complimenti, Marie. Cos'è che farso, su? È osaggio! Ma basta il pensiero, no? Ma quale pensiero, Marie? Non mi sono mai piaciuti i sentimentalismi, capito? Non lo so, ma mi imbarazzo, capito? Non mi sono mai piaciuti. Oh. Ehi. Ti posso venire a ritrovare? E come no? Puoi venire quando vuoi tu. E se non mi trovi qua, tu sai dove trovarmi. Stai qua. Sai perché stai qua? Perché finché c'è sto giro io, altrimenti mancherà mai niente. Va buo? Va buo, Vince. Ciao. Ciao. Come ci sei arrivato? Mi ha dato l'indirizzo quel travestito, ti ricordi? Quello d'orologi. E che vuoi? E voglio stare con te. E io voglio stare da solo, capito? C'è madame alle spalle, voglio stare da solo. È proprio quello che sto qua, Vince. Se via la madama ti posso fare un fischio, no? Tu non ti preoccupare, che la colpa mia ci penso io. Fila. Già alle 10. Ma siete sicuri che viene? E come no? Ha detto alle 10. No, grazie, non bevo. C'ho l'ulcere. Ciao, Vince. Bonsoir. Che non muore se ne vede, eh? E se per ora sa va? Sa va. Come stai? E se il sogliola? Ciao, Vince. Ah, pure questo. Ma non stavi in Albania, te, eh? In Albania non posso più tornare. Hai sentito?
Siamo già così, così stretti qua, ci vengono pure da Albania a dividici il pane a pezzetti. Posso offrire da bere? Mai, mai. Jamais. Jamais. Oh, un video. Ah, signor Carmine, una bottiglia per piacere. Subito, Vince. Però ti è andata bene in Corsica? Pa' mal. Come dire, niente male. E quanto tempo ci sei rimasto in Corsica? 16-18 mesi. Abbastanza per perfezionare le francese. Sei fatta leva militare. È forte il sogno, non si batte. È pure spiritoso. È bella battuta. Mi ricordi mio fratello, El Monnezza. Lo conosci El Monnezza? Anguloase. No, merci. Anguloase. Sto a fumare, grazie. Posso? Certo. Senti, Vince, che progetti c'hai oltre a quello di non fate beccare? Quello di fa un po' di grana. Aiutato da voi, però. Io, il Soiola e l'Arbanese ci stiamo. Ma vedi, Vince, sono altri tempi. Adesso bisogna lavorare solo col cervello. Bisogna sì lavorare solo col cervello. E che cazzo ci starei a fare io allora? Eh? C'ho un movimento che ci può fruttare tra i 600 e gli 800 milioni. Vi interessa? Certo che ci interessa. Ok. C'è un furgone della Banca di Roma che tutti i lunedì a mezzogiorno preciso consegna il grano in contanti alla filiale di Via Catalani. E quella è una via che c'è poco traffico, capito? Cioè, ci bastano soltanto due macchine che incrociano. E resta facile. Che scorta c'è? Ma ce n'ha, vediamo un po', ce n'ha uno dietro e uno accanto a quello che conduce. Ma quelli penso io. Arbani, non mi sfaccio al cazzo. Tu è meglio che non ci pensi, guarda, perché se ci pensi è meglio che te spari. Hai capito? E qua te spari non ce n'è bisogno. E allora con che cosa lavoriamo? Con pistole ad acqua? No, Albani. Lavoriamo con queste. E che è? Questa è una bomba a gas. Tu la butti. E in meno di 5 secondi. E guardie dormono. Cioè, non c'hanno tempo manco da pensare, capito? Manco da gridare aiuto. E in più fanno una nuvola di fumo che non ci vedi nemmeno un metro. Davvero? Ci stai? Sì, ci sto. Ci sto pure io. Albanè, pure te ci stai? Va bene. Allora pure io. Questa è la terza volta che sono stato. Buongiorno, commissario. Bentornato, Sardi. Ci hai portato le cassate dalla Sicilia. A fanculo, vengo. Allora me ne posso andare io. Ehi, Valenti. Ehi, sei arrivato come giusto stare in tempo, eh? Tieni, è ancora caldo. Grazie. E il maritozzo lo vuoi? È sicuro che lo voglio. Si va con il letto, stanotte, ma come mezz'ora ho dormito. E Trapani com'è? Le donne? Senti, Valenzi, ma tu non pensi altro? Ho un piccolo difetto, mi piacciono le donne. Parlami del gobbo, va? È per lui che mi hanno richiamato, no? Sono cavoli tuoi. Fosti tu a sventare il colpo al credito italiano e a beccare i suoi complici. Ma lui riuscì a scappare. Adesso puoi rifarti se vuoi. Alcuni nostri informatori ci hanno segnalato la sua presenza qui a Roma. Dobbiamo identificare i punti d'appoggio che può avere ancora nell'ambiente. Non sarà facile. La mala non molla un tipo come lui. Già. Ma intanto controlliamo questi. Ciacci Carmine, ricettatore. Ha una bottiglieria al Tufello. Mancini Ugo, sfruttatore Lenone, senza fissa dimora. Di Gennaro Mario, detto il Soglio, l'ha indiziato più volte di rapina. Lavora a uno stabilimento di refrigerazione alimentare. Dalni Federico, biscazziere. Marazzi Sergio, detto il Monnezza, fratello gemello del Gobbo. E cominciamo a tenere d'occhio il Monnezza. Dai, eh?
Ciao, Vince. Ce li siamo, Monnè? E ce li siamo, sì, Vince. Sono passato dai travestiti per prendere i soldi da orologi. Ecco, 4 vestoni. E che cosa mi vuoi dimostrarmi? Che cazzo mi vuoi dimostrare? Ma non ti voglio dimostrare niente. Che ti dimostro? Però te volevo ricordare quello che diceva sempre mamma, di stare sempre insieme, ecco. Mamma lo diceva a te. A te lo diceva, non a me. Ma sai che cosa te voleva dire, Sta attento a quest'altro poro figlio mio, che è nato diverso. Era quello che te voleva dire mamma, hai capito? Ma io ho voluto dimostrare a mamma che io in questo sporco mondo me la so cavata solo. Non parlare così. Che te sta inventando? Ma che te sta inventando? Ma voglio inventare un cazzo! E poi damogli un taglio. Anche se siamo gemelli, sta a sentire. Sono nato per prima io. Ok? Da solo. 10 minuti dopo sono venuto fuori te. Vabbè, ma quei 10 minuti mi fanno fratello maggiore. E come fratello maggiore mi devi ascoltare. E te devo dire che non mi devi più romper cazzo, ma ne! Vabbè, amici. C'è mica bisogno di arrabbiarsi. Oh. Allora, dice, il monnista se ne va. Me ne vado. Mi vuoi proprio aiutare? Magari. Te lo dico io come e quando, ma te chiamo io. Non te impiccià, te chiamo io. So cosa faccio. Vabbè. Ciao, Ciccio. Ciao, Ciccio. Signor Perrone. Piatto dei 4 milioni. Bella fortuna. È vero. Allora, per domani? Sì, è tutto pronto. Le bombe, le maschere antigas. Ah, ci abbiamo pure 2 macchine pulite. Stai sicuro? Andrà tutto liscio come l'olio. Mica tanto. C'è solo un inconveniente. Quello lo riconoscono dalla gobba. E con tutta la polizia che lo cerca, non la passeremo liscia. Il rischio è solo nostro. E va bene, ma è stato lui che ci ha avuto l'idea del colpo. Io lo finanzio, sto colpo. E non me va di rimanere incastrato. Un modo ci sarebbe. Certo. In tutto quel casino dei gas, se a qualcuno di voi gli scappa un colpo di pistola e gli buca la gobba... In questo caso saremmo in 3 a dividere. O me sbaglio? Sai che ti dico, Sawyer? Una volta tanto non te sbagli. Appena apro uno sportello da dietro, scattiamo. Non ti preoccupare. Ti è pronto le maschere? Sono pronto. Thank you.
al malese. Ma sei sicuro di averlo beccato a quello? E che ne so, non si vedeva un cazzo. Dai, sbrigati, accelera. Maresciallo, guardi, non ha sparato neppure un colpo. Solo due nullità come voi potevano farci lecca. L'avevate a portata di mano, quel gobbo maledetto. E l'albanese gli ha sparato, sta sicuro. Deve essere ferito, magari le striscio, ma con tutto quel gas. E il casino? Il casino, dobbiamo aspettarcelo noi qui adesso. E perché? Mica mi ha visto sparare. Penserà che sia stato qualche fregnone della scorta. E c'è ragione l'albanese. E poi in fin dei conti, di che ti preoccupi? A quest'ora l'avranno già pizzicato. Può darsi, ma dobbiamo stare in campana nel caso fosse riuscita a scappare. Non credo. Mica avrai paura di uno scorpio come quello. Pensiamo a goderci quei 320 milioni. Ognuno si becca la sua parte. E ci beviamo sopra. Prendi, sogliola. Alla salute. Salute. Asora rosa, me ne vado via. C'ho il cuore a pezzi per la vergogna. Di questa terra che non mi aiuta mai, di questa gente che te sputa in faccia, che non ha mai preso una faccia in mano, che si distingue appena vincere. Ma che ti è successo? Oh, mamma mia. Gesù, ma tu guarda un po'. Ma come ti sei combinato, Gesù? Come uno stronzo. Preparami la doccia, va? Sì. Appena sai qualche cosa di più sicuro mi richiami, vabbè. Buongiorno, posso andare? Sì, vai. Mettiti a sedere, monnezza. No, scusi, ma Monnezza mi chiamano amici. Per gli estranei io sono Marazzi Sergio, è chiaro? Accomodati, Marazzi. Grazie. Allora? Tu hai notizie di tuo fratello, il Gobbo? Ah, commissario, la parola Gobbo a me mi manda subito un puzza. E poi Gobbo mi muore di lì, perché quello lì è più dritto da lei e di me messi insieme, capito? Mio fratello si chiama signor Vincenzo Marazzi. Allora, hai notizie del signor Vincenzo Marazzi? Io non ce l'ho, lei ce l'ha? Io sì. Allora me dia. In questo momento non lo so dov'è, ma ieri si trovava in via Catalani al numero 17 alla sede della Banca di Roma. Ho capito. Ma lei è sicuro che si trovava a via Catalani davanti alla sede della Banca di Roma o così, crede? Credo. Una cosa è credere, un'altra cosa è essere sicuro, commissario. E non si può accusare una persona perché si crede, giusto? Dammi a sentire. Tu da quanto tempo non lo vedi, tuo fratello? Vincenzo? Vincenzo non lo vedo da...
Non lo vedo da un sacco di tempo. Ogni tanto per ricordarmi che faccia c'ha, mi devo guardare allo specchio. Pensi che... Sardi, pensi che... ci siamo. Ho la perizia dattiloscopica. Ah. Grazie. Vai di là e aspetta. Certo, commissario. Permesso. Le impronte digitali sulla pistola e le altre rilevate sul furgone sono quelle di Vincenzo Marazzi, il gobbo di Roma. Ero certo. Adesso sappiamo chi si è fregato i 320 milioni. Lo dobbiamo incastrare, Valenzi. Ma ora è molto più facile, no? Basta seguire quello là. L'accendino. Monnezza! Maresciallo, ma dove sta quello che stavo interrogando? Al cesso, signor commissario. Aveva chiesto di fare un po' d'acqua. Lo vuoi chiamare? Eh sì, quello sta aspettando te. E adesso i latitanti sono due. Amari! Oh! Ti ricordi quello che devi fare? Ma sì, signore, ho capito. Stai tranquillo, Vince. Ripeti. Allora, vado da quell'amico tuo. Gli dico che mi mandi tu. Gli do i soldi e mi faccio consegnare una Magnum 38 con relativi proiettoli. Va bene? È così. Posso andare? Va. Va bravo, eh? Sì, mi raccomando, Vince, non apri a nessuno, eh? Ti preoccupare, Amari. Ti preoccupare. E lei è il proprietario? Sì. Mi faccia vedere la licenza. Prego. Stiamo crollando alcuni locali pubblici. Va bene, Vincenzo? Sì, sì, certo. Stiamo Amici, se non l'ammazzi tutti e tre, stavolta sei proprio uno stronzo. Hai capito? Hai capito? A te, Vince, a salute. Dove ci stanno i morti? Anche se siamo due ossa dei prosciutti, ci vedrà chi c'ha gli occhioni sani, che ci dirà venite giù all'inferno. Niente, Vince, non ci ho potuto nemmeno parlare. Forse stavano due macchine della questura e dentro era pieno di polizia. Ho cercato di rimediare lo stesso. Te ne ho comprato una alla Rinascente. Te? Con queste ci fanno pure le rapine, Vince. Via qua. Freddo stanotte, eh? Si gela, brigadier. Buonanotte. Buonanotte. Stabilimento Freddi Industria e Refrigerazione Alimentari. Pronto? Pronto?
Vuoi accenni? Bonsoir. Sogliola. Vincenzo, hai fatto bene a venire. T'ho cercato, sai. T'ho cercato dappertutto. Perché ti devo spiegare la situazione? Spiega? Non è colpa mia. Sono stati loro, sai, che mi hanno costretto a farti sta carognata. Però i soldi che mi hanno dato, io l'ho conservati per te, sai. Sono tua. Dove stanno? Dentro l'ufficio. Che? Niente, non ti preoccupare. È il segnale di fine refrigerazione. E se non innesto il contatto a tempo, sai, succede un macello. Certo. Vai, vai. Se scoggerano 50 quintali di sogliole. Per non parlare poi di tutta l'altra merce. Posso? Prego. Scusa, facci un attimo. No! E che fa? Vincenzo! Apri! Apri! Vincenzo! Apri! Non voglio morire! Vincenzo! Vincenzo! Non me vuoi per questo! Vincenzo! Pronto? Pronto. Chi è che parla? Averosso, sono il Gobbo. Sto qui con l'amico, Ersogliola. Ersogliola? E che sta a fare Ersogliola? Come sta? Ersogliola c'ha un po' di raffreddore, purtroppo. E io invece c'ho caldo. Tu non c'hai caldo, però. Caldo? E perché dovrei aver caldo? Pensavo. Attenzione, chiamata urbana urgente per il numero 5, 6, 4, 9, 6, 7, 2. Però è per te. Può essere che sia qualcosa d'urgente. A quest'ora? Sì, sì. Ci vediamo, Buonanotte, caro. Ciao. Caldo. Perché dovrei aver caldo? Roba che qui stiamo pure a risparmiare gasolio. Pronto? Sì, sono io. Cosa? Fermo. Dove va? Non può passare. Mi lasci. Chi è? Sono il proprietario dell'autosalone. Si calmi. Fate qualcosa, no? Me staranno a poco 100 milioni, ve prego! Vada via, non sente che caldo che fa? Anche là, alla finestra, coraggio! E voi aumentate la pressione, forza! Amonì! C'è sta uno che ti ho al telefono. Sì, la madama, via che mi hanno licenziato. No, non è la madama, è uno che dice che è un parente tuo. Pronto? Ciao, Ince, dove stai? Non ti preoccupando, sto. Mi devi fare un favore. Io 10 te le faccio dei favori, dimmi. Mi puoi rimediare in albanese, subito. Albanese? Sì, ma subito, perché è una cosa urgente. E come hai fatto, Ince? Ne conosco un paro. Vediamo un po'. Ti sta bene domani a mezzogiorno? Mi sta bene. Beh, via domani a mezzogiorno e te lo faccio trovare, d'accordo? D'accordo. Tutto a posto? Sta attento, Ince. Non ti preoccupare per me. Fa quello che ti dico io. Ciao, Ince. Ciao, Ince. Amici, eccolo qua. Questo è mio fratello, il signor Marazzi.
Vice, da lui ti puoi fidare. Albanese Osvaldo, chilogrammi 72 da Pascali. È un piacere conoscerlo, dottore. Invece per me è un dispiacere. Vince? Vince un cazzo, monnè. T'ho chiesto un albanese vero. E perché questo è finto. E questo si chiama Albanese. Albanese Osvaldo. Fagli vedere la carta d'identità, dai. Ecco. Non c'è bisogno, monnè. Scusa. Ma hai detto che mi volevi aiutare? Allora aiutami bene. Portami un albanese vero, dell'Albania, non dei Frascati, monnè. Vabbè, ma dove lo trovo, vince? So cazzi tua. Jolutem? Jolutem, Zoe, dottor Sris passaporte. Jolutem, ni minut. Pronto? Consolato d'Albania, ufficio passaporti. Desidera? E lei è la signora Maria Enver? Sì, sono io. È nata proprio in Albania, vero? Sì, certo. Mi chiamo Enver e sono cittadina albanese. Bene, lei è sposata con un certo Benito Giua, vero? Sì. Perché? Perché abbiamo rapito Benito Giua. E allora, signor Soccazzi sua. Ci siamo. Yves Saint Laurent. Mi coglioni. Momento, scusi. Jolutem e folni. Scusate per cortesia. Dica. Non parlare italiano. Non dica me bon. Per cortesia, mi aiuti. Schiffe, schiffe, è da lui ieni sciptole. Ah, per nimen, io me nimoni. Cam tretrugen, jam ne romtasch pak dite jam vetem, cam haru tretrugen, per mek sune hotel cubano, ju lutem. Munden mi ju persian? Oh, fale minese. Ehi, hey, ragazzi, andate pure, ci vediamo al solito posto. Bella donna, oh. Sai che ti dico? Che una così te può mannare pure al creatore. Un affare di droga o un regolamento di conti, signor commissario? Avete cercato qui intorno se ci sono armi o documenti? Nulla, ho dato ordine di rastrellare il terreno, forse ritroviamo il boss. Ammesso che lo abbiano ammazzato qui. Senti, mettiti in contatto con la sala operativa e avverti il giudice istruttore. Milo Dragovic, nato in Albania. Condannato due volte per truffa, una per violenza privata e indiziato di tentata rapina. Indovina con chi? Una parola, ci sono almeno 10.000 rapinatori a Roma. Appunto, Valenzi. E l'albanese fu indiziato di tentata rapina proprio con un certo Mario Di Gennaro, detto il Sol. Morto anche lui di recente in circostanze tutt'altro che chiare. Ti dice niente questo? Come no? Il Sogliola era amico del Gobbo. L'hanno fatto loro il colpo al furgone portavalori. E il Gobbo li ha eliminati per tenersi l'intero mallotto. Oh, che croce quadra. Ma io non credo che la serie sia esaurita qui. Ci deve essere qualche basista, un appoggio. Dammi a sentire, Valenzi. Non ce ne possiamo restare con le mani in mano aspettando che ci caschi sulla testa un terzo cadavere. Ma che ti frega? Finché si ammazzano fra loro. E vabbè, quello che mi fa girare i coglioni è che il Gobbo non ce l'ha chiesto a noi il permesso. E dammi un coso qua. Okay. Forza, pappa molle, spieghiamoci, eh. Altro che in Sicilia, in Africa finite voi altri.
cercate auto sospetta targata Roma S4-3625. Sì, pronto. Chiamano Buongiorno, commissario. Abbiamo fatto un buon lavoro, signor commissario. Sono tutti senza documenti. Ah, bravo. Giratevi. Ma insomma, che volete da me? Boh, ho già detto che devo andare a lavorare. Dove? In qualche impiccio? Al circo, dottor. Io sono in Tintin. Sono 20 anni che lavoro con gli Ana Orfei. Ma perché io non lavoro? C'ho 4 pare di scarpe a risolare domani. Pure io, dottore, devo andare a lavorare. Calma, ragazzi. Ma mandale a casa, mandale a casa. Forza, a casa, ragazzi. Ma si hanno fatto perdere la giornata. Sbrigate, Marie. Ma mi devo muovere con prudenza, Vincè. Lo sai che in questi ultimi tempi ci sta un brutto movimento di poliziotti in giro. Appunto. Tu cerca mio fratello. E dì che se lo dovessero pizzicare, se mangi di un nazionale esportazione. Col filtro o senza filtro? Amonne, ma che caspita ne saccia? Oh, ma guarda che non è uno scherzo, eh. Quello che mi ha detto di dirti, io te l'ho detto. Vabbè, ma non ho capito. Ma se quello mi dice che mi devo mangiare ortiche, io me le mangio, sì. Ma voglio sapere che mi succede dopo che mi sono mangiate le sigarette. Te viene una febbre da cavallo. A proposito, mi ha detto pure di dirti di stare attento a quando deliri, di stare accorto a quello che dici. Senti, via Vincenzo da parte mia, che non si preoccupi. Vabbè, Itta ha già avvertito. Stato buono, Monnè. Ciao, Marie. E di a mio fratello che da buon cavallo, tu carci i coglioni a quei sbirri là, non gli leva nessuno, capito? Sì, sì, glielo dico. Ciao, Marie. E mo come si fa? Ah, lì c'è l'esportazione senza filtro, così non mi sbaglio. Ecco, bravo. Monnè, eccola, c'è, madama. Sgaiattolate, va. Oh, e te che fai? So cazzi mia, voglio mangiare da solo, va bene. Così tu che stavi a 2 metri di distanza da loro, non hai visto e non hai sentito niente. Grazie. No, non ho visto niente. Non hai visto niente. Aiuto. Che cosa gli ha preso a questo? L'abbiamo trovato che guardava fisso con l'occhio vitreo. Aveva i denti stretti e tremava dal freddo e non ha aperto bocca fino adesso quando si è cominciato a lamentare. Sto a morire. C'ha la febbre, mettetelo a sedere. Aiuto. Che ti senti, Monnezza? Ecco, sto a morire. Io moro. Sto a morire. Non sto a morire, sono già morto. Ecco Gesù. Quanto sei bello, Gesù mio. Proprio come nei santini. Sai che sulla terra stanno a fare un sacco di soldi che è la vita tua. C'ha avuto un sacco di successo, sa. Più di King Kong. Commissario, ma questo è suonato. Zitto, sta zitto, lascialo parlare. Senti, Marazzi, perché non lo dai a Gesù l'indirizzo di tuo fratello? Così lui gli dice che non deve più sbagliare, sennò quello finisce all'inferno. Gesù, è il diavolo che sapeva l'indirizzo di mio fratello. Hai capito? Ma loro non lo devono giudicare. Sai te come devi giudicare? Vero Gesù? Poi hai detto te nella scena con Claudia Cardinale. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, vero che ha detto Gesù? Sono loro che sono i diavoli, che ci vanno a mandare all'inferno. Basta, Monnezza, basta! Ma perché basta? Dì che ci devono da studiare, che ci devono da studiare, che ci devono da lavorare! Allora se potranno permettere a giudicare mio fratello. Perché tu hai detto che l'ultimo saranno i primi, è vero che hai detto? Ma nessuno è perfetto, Gesù, manco te. Perché ti sei dimenticato di
che gli ultimi saranno i primi, ma sulla terra. Allora sì che saranno cazzi amari. Allora sì, Gesù bello. Fai venire un'autoambulanza, presto. Attenzione, il proprietario dell'oreficeria è stato gravemente ferito. Ripetiamo, i rapinatori erano tre. Sono fuggiti a bordo di una Giulia 2000 rossa non identificata. Una segnalazione ha localizzato l'auto nella zona del Verano. Tenetevi in contatto con i posti di blocco 2, 3 e 7. Ripeto, 2, 3 e 7. Va bene, sta arrivando il commissario Sarti. Passo e chiudo. Brigadiere, abbiamo trovato la Giulia rossa abbandonata davanti al cinema Palazzo. Occhio, mi raccomando, eh. Forse sono ancora nella zona. Non si preoccupi, dottor. Alt, fermo. Documenti. Figlio di puttana. A tutte le auto, qui il commissario Sarti. Fermate una 125 bianca targata Roma A75510. Ufficio. Può darsi che sia implicato nella rapina all'oreficeria. Forse è soltanto un fesso senza porto d'armi o un disgraziato che va in giro senza la patente. Oh, non svegli, sono innocente. Signor commissario. Che c'è? Guardi, la macchina è intestata a un certo Milo Dragovic. Ma non è quello che hanno ammazzato la settimana scorsa? L'albanese. La macchina è intestata a lei, signor Perrone, come primo proprietario. E io l'ho rivenduta 7 mesi fa, c'è scritto lì. Già. E questo Milo Dragovic, detto l'albanese, voglio dire quello che ha comprato la macchina, lei lo conosceva bene. Vede, signor commissario, io ho un autosalone, anzi l'avevo. E vendere macchine è il mio mestiere, se dovessi ricordarmi di tutti quelli con i quali faccio gli affari. Lei capisce? Sì. Capisco. Quello che non capisco è perché le hanno incendiato l'autosalone, ma lei ha dei nemici per caso. Io, quel giovanotto che avete fermato sulla macchina, non l'ho mai visto in faccia, gliel'assicuro. Non le ho chiesto di quel giovanotto, le ho chiesto soltanto se ha dei nemici. Assolutamente nessun nemico. E allora come lo spiega l'incendio dell'autosalone? Gelosia, signor commissario, invidia di qualche concorrente. Ah, e lei crede che anche l'albanese e l'altra nostra conoscenza, Mario Di Gennaro, detto il Sogliola, siano stati ammazzati per gelosia o per invidia di qualche concorrente? Ah, che cosa ne pensa? Io non penso niente. Posso solo ricordarle che sono incensurato. Se ne vada. Se ne vada. Ah, senta, signor Perrone. Da quanto tempo non ha notizia del coppo? Allora? Credo che sia il bassista della rapina al furgone portavalori. Facciamolo mettere sotto sorveglianza. Non servirà a niente. O noi pizzichiamo il gobbo o il gobbo pizzica lui. Caro Sor Carmine mio,
Qua bisogna stare in campana perché... il Perone c'ha un sacco di gorilla al culo. Alice, demette poi fidà. Questo è Romolo. Ciao, Ro. Questo è Gigi. Ciao. E quello è Faina. Lo chiamano così perché è furbo e sverto. Sono i meglio che stanno sulla piazza. Vince, ho parlato con i due ragazzi del garage. Mi hanno detto che hanno beccato a tuo fratello. È arrivata una macchina della polizia. Se l'ha pigliata e se l'ha portata. L'hanno portato. Che ne so. È un mistero. Sto girando da stamattina. Tengo i piedi che non ce la faccio più. Mi bollono. Ma non risulta da nessuna parte. Né in questura, né a Regina Celi e né a Re Bibbia. Senti a me. Tu te ne devi scappare. Sta buona, Marie. Sta buona, Marie. Sta buona. Ragazzi, datevi da fare e vedete in dogazzo è finito mio fratello. E non risparmiate la benzina. Sta tranquillo, Vince. Andiamo, regà. Lo sapevo io che andava a finire così. Lo sapevo. Speriamo che faccia onore al sangue nostro, cazzarola. Come si sente, Marazzi? Mi sento meglio, ma ci vedo male da un occhio. Ecco, adesso ci vedo meglio. Però ho tutte le braccia anchilosate. Ha le braccia anchilosate perché ha la camicia di forza. Ah! Ma che cazzo ne batti, oh! Si calmi. Mi da sulla palla del flipper, sa! Si calmi. Ma che cazzo mi devo fermare? Perché? Perché si trova in un ospedale psichiatrico. E che? Manico. Dove portate, uomo? Prego, Marazzi, si accomodi. Dunque, Marazzi, l'abbiamo fatta venire qui per controllare il suo effettivo stato di salute. Dalle analisi risulta che lei non ha niente di grave. Il cuore è a posto e il fegato anche. La pressione è un po' alta, ma nei limiti. Allora me ne posso andare? Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame. Esame di chi? No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente. Capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo. Risponda subito, però, senza perdere tempo. Senta, Marazzi, sono io che faccio le domande, non viceversa. E chi è viceversa? Viceversa non è nessuno. Significa che io faccio le domande e lei risponde. Per esempio, io dico nero, lei mi risponde bianco, senza pensarci. Ci siamo capiti? Sì, se siamo capiti, sì. Oh, meno male. Allora, chiami il commissario Sarti. Gli dica che l'esame psichico ha dato risultati positivi. Che il paziente Marazzi Sergio presenta sintomi di paranoia e schizofrenia acuta. Perciò deve rimanere qui per un periodo di tempo indeterminato. Buongiorno, sempre puntuale, commendatore. Tu sempre buona, eh? Ogni martedì e venerdì, dalle 4 alle 4 e mezza. Secondo me quello in bocca tiene più denti finti che veri. E a strada com'è? A senso unico, tranquilla, almeno a quell'ora. Quando tutta sta cacera sarà finita, ti prometto che ti porto a mangiare in uno di quei ristoranti
Per ristoranti chic. Ovvero, in c'è? Ovvero sì. Però, chic per chic, a me sa che mi piacesse. Che ti piacesse? D'andare a ballare in un posto bello. Chic, come dici tu. Come se fosse un gecchio. Vuoi andare a ballare un gecchio? Sì. Con te, però. Certo, con me. Te ci porto io a ballare un gecchio. Ovvero? Ovvero sì. Come si bello. Che cagazza. Chi è? Sono il Faina. Entra. Ciao, Marì. Buone notizie, Vinci. Meno male. Abbiamo scoperto dove hanno ingabbiato il Monnezza. Dove sta? A Santa Maria della Pietà, con i matti. Buone notizie, Sarti. Un'ora fa hanno beccato la banda della lancia termica. E che se ne frega. Ma come? Senti, Valenzi, mi è venuta un'idea. Non è che tu hai sotto mano un agente, uno in gamba, che sappia fingersi pazzo per farsi ricoverare a Santa Maria della Pietà? Non ti seguo, scusa. È semplice. Lo voglio mettere alle costole di Marazzi e gli voglio far organizzare insieme una bella evasione. Credi che il Monnezza, una volta uscito, cerchi rifugio da suo fratello? Appunto. E così becchi due piccioni con una fava. È il piccione Gobbo che mi interessa, l'altro insignificante. Credo di avere proprio l'uomo che fa per te. È uno dell'antidroga, un tipo in gamba. Passami il nucleo antidroga. L'agente scelto, Romeo Esposito. Sì, Esposito! Quanto te lo vedo? Voglio tornare a casa. Mi è molto male. Senti tu. E lei perché vado di fretta? Quando cazzo va? Vado a lavorare alle poste. Ma c'è sciopero alle poste oggi? C'è sciopero. C'è sciopero! Bello! Bello mio! Vado a dormire! C'è sciopero! Che bello! Non si lavora! Cacci tu adesso scemo. Sigaretta? Che sigarette sono? Esportazioni col filtro. Il filtro non lo digerisco, grazie. Bella giornata, vero? So, dici di... Senta, non lo dica a nessuno. Io non sono matto. Sono il presidente della Petrolgas. Ah, ho capito. Piacere, Sgaraculi Giuseppe. No, tu non te ne vai. Tu non te ne vai! Lascia sta, far bravo, su. Sai che ti dico? Che sei l'unico matto qua che non mi piace, hai capito? Perciò... No, tu non te ne vai! Perché non me ne devo andare, scusa? Perché ce lo so io, chi sei te? Tu ti sei fregato il petrolio dello Scià. Sì, dello Scià. Ma che te sta inventando? Non mi sto inventando niente, te lo sei fregato e lo hai nascosto o a Vetralla o a Arcinazzo. Se a Vetralla vaffanculo ripialla e se a Arcinazzo te ci picchi questo cazzo, vabbè. No, scusa, senti, no, non ti arrabbiare, senti. Ma che vuoi, oh? C'ho un'idea. Senti. Io so un modo per uscire di qua. E allora, se mi dai retta, tra un paio di giorni ce ne andiamo. Così tu mi porti dov'è il petrolio. D'accordo? Fammici pensare un pochetto. Sta attento adesso che c'è il buio. Vammi a prendere le sigarette. Oh, scusi, credevo che fosse l'altro. Mia cugina purtroppo si è slogata un piede. La sostituisco per un paio di giorni. Prego, si accomodi. Grazie. Lei è brava come sua cugina? Modestamente, commendato, sono più brava. Non si preoccupi, lei con me sta tranquillo. Si metta pure comodo. Grazie. E il dottore? Sta di là, sta preparando gli arnesi. Ma non ce n'è bisogno, basta il solito Kleenex. Eh no, così si sporca meno. Per fortuna oggi è l'ultima otturazione. Già, dopo non ne avrà più bisogno. Chi è che mugola?
Ah, il dottore. Gli fa male la bocca pure a lui. Sta buono. Ma il dottore? Mo viene il dottore. Viene subito. Vince. Vince, che vuoi fare? Qual è il dente che ti fa male? Che dente ti fa male? Commissario Sarti, al telefono è per lei, è l'agente Esposito. Vieni, Valenzi. Allora, d'accordo. Pronto? Pronto, Esposito, dimmi. Ci sono novità, commissario. Non posso dilungarmi, ma l'evasione è per stanotte alle tre. Sei sicuro? Sì. Ho organizzato tutto. Non sospetta niente, Marazzi. Ah, mi sono offerto di procurare una macchina fuori. Che tipo di macchina preferisci? Una Giulia, possibilmente. Ah, faccia in modo che la ricetrasmittente sia ben nascosta. Quello mica è tonto, mi sa che ci fa. Sì, certo, stai tranquillo. E mettiti in contatto radio direttamente con me appena sarete arrivati al rifugio del Cobbo. Non dubiti, commissario. Buona fortuna, Esposito. Grazie. Credi che riusciremo? Questa volta ne sono quasi sicuro. Speriamo che tuo fratello segue tutte le istruzioni che gli hai mandato. Esegue, esegue. Tu stai bevendo troppo, Vince. Amari, a me il vino mi rimbalza, capito? Bevi, bevi. E poi mia madre da mo' che se ne ita. Adesso devo andare, manca meno di un'ora. Dai, vedo il gas, manca meno di mezz'ora. Ascoltiamo se c'è un fiore della mignota. Non sa, prepedro il gas, mi sa che si è incastrata la seratura. E dai, sbrigati! Un momento, eh. Aspetta. Zitto che sta ritornando scorigione. Mi dispiace, scusa, mi dispiace, ma non ci pensate adesso che dobbiamo correre a recuperare il petrolio, dai. Gli amici mi liberi Dio che i nemici ci pensa tu zio. Buona vista, eh? È certo che pensa il presidente della Petrolgas. Guidi abbastanza bene, eh? Quelli là c'hanno quasi sempre autista. A proposito, ancora non mi hai detto dove dobbiamo andare. Tu prendi la Tiburtina, vai sempre dritto, non ti sbagli. Poi arriviamo a Ponte Mammolo, a Ponte Mammolo ti dicono dove andare.
porca miseria, proprio adesso. Documenti, per piacere. Amici, la prima volta che ho visto il manicomio, mi bussava di sbirro, capito? E ti è bello, t'ho fregato il tesserino, guarda. Cosa mi volete fare? Non fa troppe domande. Che so amaricazzi quello che fanno i marazzi. Quanto sei gagliardo, Vince. Non vedi che movimento organizzato. Muoviti. Vince, sai quel foglietto che mi ha mandato Caranci? Si era tutto fracicato. E non capivo più se era Ponte Mammolo, Ponte Mirvio. Sei stato forte. Ma ora, Monet, mi devi lasciare sciolto per un po'. Perché io c'ho da fare. Monta che ti porta a Roma, eh? Come? L'agente Esposito? Ah, va bene. Inoltre immediatamente. Rossi? Sì? Cerca il commissario Sarti. Credo che sia sceso un attimo al bar. Digli che è urgente. Ha chiamato l'agente Esposito. Dice d'aver localizzato il nascondiglio del gobbo al 10° chilometro della via Tiburtina. Ciao, prendi. Va bene, vada. E qua, gira a destra. Allora, Mingotti, siamo appena arrivati. Strano però, non ci sono abitazioni in giro. Sei sicuro che il posto sia questo? Si è lasciato detto al chilometro 10. Esposito non è un fesso. Fammi dare un'occhiata. Ma no? Vediamo un po'. Vieni, Alex, da questa parte. Vieni. Signor commissario! Esposito. E fai qualcosa, tu non startere là impalato. Presto, qualcuno qui a dare una mano, svelti! Digli di chiamare un'ambulanza. Ma quale ambulanza, Sarti? Qui ci vuole la nettezza urbana. Tu aspettaci qui, non ti muovere, eh? Madame, se ti dico merci, Vincenzo. Ti raccomando. Intesi? Desidera? Desidera? No. Desidera entrare? Mi dispiace, signore, ma questo è un club privato, riservato solo ai soldi. Che succede? Sì, dica a me, sono il direttore. Per ora non succede niente. Ma vedi quelli? Che succede se ci fai entrare? Prego, si accomodi. Venga, signore. Vai, vai, vai. Sorvegliami dentro e fuori, che stasera voglio far divertire Maria, non voglio rotture dei coglioni, è chiaro? E stacca pure tutti i telefoni. Prego. Via, Maria, via. Ecco, quel tavolo è libero, si accomodi pure. Non mi piace, voglio colla. Ma signora, no, aspetta, vede... Vincenzo, non ti preoccupare, per me va bene lo stesso. Marie, Marie, lasciami fare. E quel tavolo là non mi piace, mi piace quello là. Quel tavolo è prenotato. Ah, è prenotato. E prenotato da chi? Da chi? Da avvocato Agnolazzi, quello che c'ha il culo pieno dei cazzi? No, dall'avvocato Marcozzi. Ah, Marcozzi, è certo, quello che c'ha pieno dei bozzi. No, sto scherzando, tu già te la stai a pia. E io invece stasera mi voglio solo divertire. Ecco, tieni, 100 sacchi. Adesso tu mi dai quel tavolo là, eh? Prego, si accomodi. Ma accomodo, accomodiamo, sì. Abbiamo fatto, eh? Dove vai? Oh,
Vince. Eh? Posso parlare con Romolo? Tu puoi ballare con chi cazzo ti pare, scusa. Ma perché puoi ballare con me? No, è che pensavo... Ma è che pensavi male. Perché sono storpio? No. O te faccio vedere io. Via, via. So ballare o so ballare, eh? Sei proprio bravo. Guarda quello! Però gli sta bene il vestito. È un marzotto, taglia 52, extra gobbo. Chiedigli se me l'ha fatto toccare. Che cosa, la gobba o la ragazza? Dai, che sei solo! Vai, sì! Vince! Andiamo! Vuoi ballare? Mettersi! Ci vado! Forza, forza, dai, andate tutti a posto. Mi voglio fare un piccolo show, andate, sveglia. Forza, forza. Ah, sa bien? Oh! Madame? Monsieur? Bonsoir. Mi voglio fare un piccolo show. Lo gradite questo piccolo show? A proposito, tra il gentilissimo pubblico che sta qua, probabilmente ci sarà qualche costruttore o padrone d'appartamenti. Come no, io! E allora approfitto per fare l'annuncio che qui c'è un povero gobbo, no? Che cerca la mansarda. È buona questa qua, eh? Vabbè, allora vi racconto la barzelletta, La barzelletta che mi ha raccontato mio fratello. Non se batte mio fratello, l'ho portato qua perché è un po' zozzo, un po' volgare, mi fa fare una brutta figura. Allora, lui sa raccontare barzellette, io un po' meno, ma ci provo uguale. C'era una volta una principessa, e ci sarà qui qualche principessa, contessa, in mezzo a voi, no? Beh, questa c'ha bisogno di un cameriere. Un giorno assume un poraccio, un grande lavoratore, con tanta voglia di fa, ma purtroppo c'è un difetto, che diceva un sacco di parolacce, insomma, non parlava chic, come dite voi. Questo comincia a lavorare, e un giorno una contessa telefona alla principessa, e il cameriere risponde e fa... Dica! E la signora contessa gli chiede, senta per piacere, che c'è la principessa? E lui risponde, sta a cagare! La contessa rimane male, poi più tardi parla con la principessa, gli dice, senti, ma il cameriere tu dovresti cercare di educarlo, quello risponde in quella maniera, vabbè. Passa qualche giorno e richiama la contessa. Questo fa, dica! E lei chiede, senta per piacere, che c'è la principessa? E lui risponde, sta al bagno. Al bagno? Bene, dice la contessa, ha capito? Siete, gli ha parlato, poveraccio, insomma, ha imparato. Vabbè, meno male. Senta, ma ce l'ha per molto? E lui, boh, non lo so, è entrato a scureggiando. E mi ha piaciuto. Basta, non se ne può più con questa gentaccia. Chi la fa entrare? Ah sì, gentaccia. A Faina, mi dai ragionieri? Da là. Bello, ma... Allora, madame e messie, mi sono dimenticato di presentarmi. Mi chiamo Marazzi Vincenzo, conosciuto per Gobbo di Roma. Avete sentito parlare di me? Ecco.
Ha ragione il signore là, siamo gentaccia. Ma lui non sa una cosa, però. Che ci vuole uno fantrà qua. E non ci vuole uno fantrà perché non siamo degni, come si dice, di vedere quello che succede qua. O sbaglio più grande di noi poracci? Poracci no, perché siamo dei gran fidi della mignotta, di noi gentaccia, E danno a rubare, e danno a fare rapine, e danno anche a ammazzare. Pariva essere come voi, che venite qua per far vedere chi c'ha più sordi, chi c'ha il brillocco più grande. Ma allora, o sbaglio, non è il nostro. O sbaglio, è il vostro, che date il cattivo esempio, ha capito? E se date il cattivo esempio, la colpa è vostra! E se la colpa è vostra, bisogna eliminarvi! Capito? Io vi potrei ammazzare. Devo solo premere qua. Ma non mi va. Troppo facile. Troppo facile. Oh, ve ne andate. E basta. Io ve voglio far capire, prima, che le cose materiali non sono importanti nella vita. E perciò allora, Afai, Gigi, Ramone, andate, sverti, fate piazza pulita, levatevi tutto, per gli occhi, per lì, Cianelli, tutto. Dove la bionda? Ecco, così, bravi. Forza. E un'altra cosa. Già che prima stavamo a parlare di merda, no? Mi è venuta l'idea. Non si batte. Vieni qua, Maria. Senti, Maria. Va a comprare 2 chili di sale inglese. Sbrigati. Va. Io ho tutto il tempo da aspettare. Sì, dobbiamo aspettare la mia signora che ritorna, è andata a fare una commissione. Mentre aspettiamo, l'amici mia, aiutati dai camerieri, legheranno mani e piedi alle signore e ai signori qui presenti. Voi cravate i tovaglioli, va bene? Pensavo alle parole della canzone del compositore del Sebatti, Antonello Venditti. La canzone si chiama Sola Rosa. Nell'ultima parte dice: c'è una cosa sola vera per chi spera, che forse un giorno, chi mangia troppo adesso, possa sputare le ossa che sono sante. Questo dice la canzone. Invece Marazzi Vincenzo, il gobbo di Roma, dice: io quelle ossa ve le voglio far cacà. Ve le voglio far cacà! Paura. Paura. Sta serva della trizzozzi. Puto. Conto su di lei. Si dia da fare, Sarti. Fermi quel pazzo criminale e non abbia riguardi. Abbiamo tutta l'opinione pubblica contro, se lo ricordi. Un momento, scusi. Commissario, vuole rilasciare una dichiarazione? No. Sono 2 ore che aspettiamo. No, commissario, che cosa ha detto il giudice istruttore? Ha detto che anche per criminali come il gobbo vale la legge dello Stato democratico. E che non bisogna lasciarsi prendere da certi isterismi della stampa. Non della nostra. La gente è stufa. Se si continua così, è meglio ripristinare la pena di morte. Certo, ripristiniamola, giusto. E oltre che per i gobbi, anche per i matti, per i drogati, per le femministe e per i froci. Così risolviamo per sempre il problema dell'ordine pubblico, vero? Che cercate? Conoscete Vincenzo Marazzi? Ma che volete a quest'ora che non ci fate manco dormire? Ma noi siamo gente per bene, sapete? E andate a rompere i coglioni ai ladri, non la gente che lavora. Chi abita in quella casa? Buh, io mi faccio i fatti miei. Documenti? Ma che vuoi da me? Sta tutto a posto qua. Brigadier, un momento. Un momento, scusate. Abbiate pazienza, quella è casa mia, dite. Chi c'è dentro? Come?
Chi c'è? Mio figlio c'è. Ha visto un gobbo da queste parti? Brigadier, chi ci ha fatto caso? Ci stanno tanti disgraziati che passano da queste parti. Io vi farei entrare, mi dovete credere. Ma non posso proprio, tengo una creatura di 3 mesi che sta dormendo. Quando poi si sveglia sono cazzi miei, non è che venite voi e... scusate. Maron. Zitto, Vince, che qua fuori è pieno di polizia. Andiamo, ragazzi. Via libera, Vince. Vince. Vince, dove stai? Vincenzo! Chi è? So io, Maria, apri. Che vuoi? Quell'amico tuo se n'è andato un'ora fa. Ha detto di guardare dentro la tazza del cesso, che c'è sta un messaggio per te. Ah, grazie. Va, va, va. Sì, ho risposto bene. Ah, era facile il compito in classe. Sì, non era tanto difficile. Se quest'anno sarei promosso a giugno, andiamo a fare una bella vacanza. C'è una pistola puntata sulla figlia sua. Se fa un gesto, grida e gli buco la schiena. Vada verso la mini. Sì, ma la prego, non le faccia del male. Butti dentro la pelliccia e la borsetta e se fa uno scherzo, boom. Camminati. No, Mario! Figliacco delinquente, sei pure stronzo. Ma proprio mia moglie e mia figlia dovevi prendere di petto. Me lasci, me lasci! Su, muoviti, muoviti. Oggetto, tentativo di rapina con l'aggravante del porto abusivo di armi. Valenzi, fammi accendere qua. Dove eravamo rimasti? Nome Calogero Ciacci, nato a Roma il 5 novembre 56, abitante in via dei Platani 25, interno 10, scala... Senti un po', come hai detto che ti chiami tu? Calogero Ciacci. E sei parente di un certo Carmine Ciacci che ha una bottiglieria al Tufello, eh? Allora? È mio zio. Su tali temi di politica economica e sindacale, in particolare valutazione dell'accordo programmatico tra i partiti, sul quale Carli si è già espresso favorevolmente con qualche riserva. Situazione economica e finanziaria delle imprese, Stato... Oh, Marcel Carmine non vi è? Ce lo sa che il capo non può stare senza sigarette? E io non posso stare senza surca, ma quello è il Sor Carmine ma può dare. Sia per questo, stato io! Ma che te sei impazzito? Oh! Ah, Gigi, che cazzo? E là se ne senti le notizie, no? Ah. Ragazzo, ha detto la verità, Ciacci tiene mano al gobbo fin da prima della rapina al furgone. La pagherà cara quando chiudiamo i conti. Qui Sarti a Monza 2, Sarti a Monza 2. Qui Monza 2, parli. Stiamo seguendo la Mercedes di Ciacci, vi terrò informati. Passo e chiudo. Commissario Sarti a Monza 3. La Mercedes targata M88295 ha imboccato adesso lo svincolo per Fiano. Continuate voi a segnalare il percorso, passo. Va bene, commissario, ricevuto, passo. Andiamo.
Mercedes sta transitando adesso, signor commissario. Restiamo in attesa di istruzioni. Passo. Qui, commissario Sarti, ricevuto. Restate sul posto fino a che Monza 3 non ci comunica la successiva posizione. Passo. Tieni due contatti. Chi è? Il sor Carmine. Ciao, Vince. A me uguale, a te. Sì. Che casino, Vince. Tutti i giornali oggi stanno a parlare di... I passaporti? I passaporti sono pronti per domani sera. La polizia! E bombe, ne sono rimaste quattro. Buttare una al minuto che io li becco da dietro. Tiè. Arrendetevi, è meglio per voi! Faccia il muro e mani dietro la testa. Dov'è il corpo? Ha messo fuori uso la radio. Ha sfasciato anche le altre. Pronto centrale, qui commissario Sarti. Il gobbo è morto in una sparatoria al sesto chilometro della spiaggia di Torvaianica. Mandate subito un'ambulanza. Togliete tutti i posti di blocco. Ripeto, qui commissario Sarti. Il gobbo è morto. Ragazzi, il gobbo è morto. Il gobbo è morto, è vero. Attenzione a tutte le volanti, il gobbo è stato ucciso in un conflitto a fuoco. L'ordine è di togliere tutti i posti di blocco. Va bene, passo e chiudo. Ragazzi, venite che c'è l'ordine di rientrare.
Mario Santi! Laggiù! Presto! Andiamo, andiamo! Il fatto di sangue, ossia la sparatoria, è avvenuta in prossimità di Torvaianica. Come? No, non risulta che il commissario Sarti sia rimasto ferito. Ripetiamo, ordine di togliere i posti di blocco sulle autostrade. Restiamo in attesa di ulteriori... Sì. Quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via, quanto se bella Roma quando piove. Che è successo? Uno con una Giulia blu ha sbandato e è andato di sotto. Ma sorpassato un momento fa, poveraccio. Poi dice che la gobba porta fortuna. Vedo la maestà del Colosseo. Vedo la santità del cupolo. Più vivo, eso più buono, no, non te lascio mai, Roma che voce, il mondo fame, Roma che voce. Con questa canzone termina il nostro programma musicale. Passiamo ora alle notizie di cronaca. Roma. Pochi minuti fa, sull'autostrada... Non è addostai! ...la vita in un incidente di macchina, il... Eccimi! Cato pozzo, Naccino, di chi c'è voluto per te trovà? Vengo da parte di tuo fratello. Lui è partito. Mi ha lasciato scritto di consegnarti questo e di salutarti. Caro stronzone, devo sparire per un po' di tempo. Piede sti soldi e faccio qualcosa di buono. Magari aprici il negozietto. In queste poche righe ti voglio dire una cosa che non ti ho mai detto. È roba di cuore. So che il tuo è più grande del mio. La colpa è di sta pubaccia che spigna e spigna e mi ha fatto crescere. Eh sì, è rimasto tanto piccolo che c'è spazio solo per te. T'abbraccia forte quel brutto gobbo di tuo fratello. Monni. Ma che dice? Oh. Dice che... Che c'è da fare? Che torna presto. Ah. Ma... Di me non dice niente. Dice che nel cuore suo non c'è spazio che per te, vai. Monni, ma tu che pensi? Torna. Ah, ma come si dice a Napoli, chi l'accida a chi? E lui c'ha sette vite come i gatti.